Mister, ti chiedo subito un'analisi di questo pareggio contro il San Luca. È un pareggio che accogliamo volentieri. Io sono molto contento dell'atteggiamento che hanno avuto i ragazzi. Siamo venuti qua sul campo della capolista, una squadra che non ha tuttora perso ancora in casa. Una squadra che gioca un buon calcio, l'ho dichiarato già ieri, e credo che abbiamo fatto un'ottima partita, ripeto, soprattutto da un punto di vista dell'atteggiamento, perché abbiamo provato a fare la partita per tutti i 95 minuti. Abbiamo creato qualche buona occasione, non siamo riusciti a sfruttarla, ma penso che poi alla fine il pareggio sia risultato più giusto nel computo totale delle occasioni. Anche il San Luca ne ha avuta più o meno come noi. Già alla vigilia aveva parlato di incognite in vista di questa partita, sia appunto perché si tornava alle gare ufficiali dopo un bel po' di inattività, nonostante gli allenamenti e poi il campo di gara. Che risposte hai avuto? No, sono, ripeto, molto soddisfatto. Pensavo di trovare più difficoltà da un punto di vista atletico. Sapevo che avevamo lavorato bene, ma il ritmo gara è diverso dal ritmo allenamento. I ragazzi si sono fatti trovare molto pronti da questo punto di vista e sono molto contento di questo. Tra un tempo e l'altro, probabilmente nella ripresa, c'è stato un momento in cui hai pensato di poter fare qualcosa in più, anche di poter vincere la partita. Ma in realtà l'ho pensato anche il primo tempo di poterla vincere la partita, non solo nell'intervallo. Anche i cambi sono stati in ottica vittoria, però ripeto, di fronte a noi c'era una squadra forte, organizzata, allenata bene, che ci ha creato delle difficoltà. E alla fine credo che è venuto fuori il pareggio, che è il risultato più giusto, tra due squadre che hanno provato a vincere la partita.